Bene, buonasera. Tralascio di leggere, ma invito poi a leggere privatamente i documenti dati, perché è una lezione molto, molto complessa, rischiosa, difficile e quindi bisogna concentrare al massimo la parola e l'udito su questa rischiosa proposta. Credo che anche i colleghi universitari, se gli si dicesse semplicemente cosa c'è qui, cioè gli scapigliati e la romanità, allargherebbero le braccia per dire com'è che hai messo insieme due cose così discordi tra loro. Evidentemente io ritengo, sono convinto di avere ragione, che questo tipo di pubblico possa gradire e cogliere il senso di un'operazione così difficile come quella che io propongo. Prendiamola dal lato esterno, quello che la fa temere che la fa ritenere insensata sul piano della proposta pedagogica. Che cosa può legare questo movimento letterario prevalentemente lombardo, con punti di riferimento anche a Genova, quindi comunque molto Italia del nord? all'eredità l'eredità romana che eh, rimanda invece a luoghi, a spazi, a memorie anche fisicamente reperibili fino all'età garibaldina, la suburra tanto presente nei romanzi eh, qui collocati era visibilissima, è stata ricoperta ed è diventata via Roma quando l'Italia si è impadronita di Roma e nel 70, eh, nove anni dopo la proclamazione del regno, ha catturato anche Roma che per quei nove anni era rimasta al Papa difesa dagli zuavi francesi e quindi molto difficile da, da prendere. Si intende già da queste parole che non sembra esserci nessuna possibilità di mettere insieme la romanità nell'immaginario e una dimensione letteraria così precisata, così specifica, così bene identificabile come la scapigliatura. Questo fra l'altro ai fini, perché intenda, si intenda benissimo la necessità di rispettare la proposta iniziale. Dov'è qui il Giannino Stoppani? Fra un poco compare. Vediamo di precisare almeno un poco di cosa stiamo parlando. Cominciamo dalla Romanità. La Romanità viene recuperata nell'Ottocento, poi il recupero continua fino ai Peplum film, tant'è vero che c'è un famoso episodio che stavano girando Fabiola e un garzone di un fornaio romano vedendo il bellissimo protagonista Bob Taylor lo guarda e gli fa a Bob Huvaris dove vai? C'è il giro del mondo, andò sulla copertina di live e così via. Oggetto del corso, di tutte le 25 sessioni, di tutte le 50 ore e anche dei prolungamenti quando ci sono del mercoledì, non è di porgere, ma è di capire. Qui si lavora sull'ermeneutica non sulla banale presentazione di tipo televisivo delle cose che si hanno davanti. Allora ci vuole una ragione. La ragione lo si comprende abbastanza facilmente. Questo purtroppo non ha la copertina originale, ma il dentro sì. È la prima Fabiola. Fabiola la chiesa delle catacombe del cardinale Wisman il quale ci tiene molto a dire che l'ha scritta lui e che è un cardinale di santa romana chiesa perché perché è in atto malgrado i liberali al potere malgrado Gleston malgrado la liberalità della regina vittoria, una delle non poche, non infrequenti persecuzioni ai cattolici inglesi dopo il famoso stacco con la creazione della chiesa anglicana, il sommo Enrico insieme papa e re per staccarsi da Roma. I cattolici dell'Ottocento in Inghilterra, con a capo un convertito, perché Wisman era prima anglicano, decidono che la cosa migliore da fare per dimostrare la forza della loro presenza è andare a cercare radici molto indietro. Si fa quasi sempre così. Mussolini recupererà addirittura il fascio, anche lui. Hitler, con la mediazione, niente meno di Wagner, ritrova il Valhalla e gli eroi delle saghe germaniche. Francisco Franco ritrova per la Falange movimento fascista anche quello, le radici della fierezza ispanica contro la barbarie islamica. Era infatti prima di diventare il condottiero che sconfiggerà i comunisti nella guerra civile di Spagna, capo delle truppe africane nel Marocco spagnolo. Queste cose oggi andrebbero sorvegliate con un'attenzione spasmodica. Non lo si fa minimamente. Era strumentale anche il reperimento di Fabiola, anche il reperimento di Quo Vadis, perché, perché Quo Vadis erano andate a vedere ritma le fasi della guerra di Corea. Abbiamo diritto di battere i coreani, chi è che ha questo diritto? Essenzialmente gli Stati Uniti, ma poi qualche loro alleato che mandò gruppo in Corea. Quando ci sono le guerre tendenzialmente viene fuori un meccanismo immaginativo che le sorregga. È così da sempre e infatti adesso vedremo cosa fa il bambino di questa puntata, il bambino di questa lezione, chi è e cosa fa. Fabiola ebbe un successo gigantesco, fu tradotto Dovunque, cambiò certi costumi e eh, fece diventare la visita catacombale agli anglicani inglesi quasi una sorta di rituale educativo. Il cardinale era stato molto capace di inserire nel suo libro le motivazioni che potevano portare in una certa direzione il viaggio a Roma, il recupero della cristianità delle origini. All'interno di questa dimensione però si collocano gli scapigliati che apparentemente non dovrebbero avere niente a che fare con questa dimensione. Vediamo di collocarli invece uno accanto all'altro. Come facciamo? Andando a vedere chi sono gli scapigliati. Si sono fatti una autobiografia e molto lombard come sono addirittura la casa editrice si chiama Famiglia Meneghina. Cominciano in un certo giorno di un certo anno, il 6 febbraio del 1853. Cosa succede il 6 febbraio del 1853? Succede che sono passati cinque anni dai combattimenti contro Radeschi e quattro dalla fatal novara, come la chiamavano loro, da cioè quando Carlo Alberto riprese la guerra e riprese le botte di nuovo dal solito Radeschi. Discapigliati? decidono di allearsi con i facchini e insieme il 6 febbraio del 1853 si armano per ritrovare le giacche bianche dei soldati austriaci. Sarà un'ecatombe non di soldati, ma dei militi popolari che si sono messi con gli scapigliati, diventerà la loro bandiera. E come hanno? Cosa c'è? Cosa sono? Sono dei disperati, sono delle persone che ha, hanno sognato l'Italia unita e libera dagli stranieri e si ritrovano o fucilati o in galera. La loro è quindi una poetica della disperazione solo in parte. È anche molto una poetica unitarista. L'idea stiamo più fra noi, vediamoci di più, produciamo opere, ci sarà solo un non lombardo ad aggregarsi a loro ed è uno stupendo scrittore troppo dimenticato, genovese, e si chiama Remigio Zena. Gli altri, noi zitti assolutamente, anzi sotto sotto il professor Carducci, che è già Carducci, gli trova gli errori nei versi, la sillabazione imprecisa, l'inadeguata conoscenza della classicità insomma fa il suo dovere di grandissimo intellettuale e di grandissimo professore docente del nostro Ateneo. Più, credo, delle cose che ho detto fino ad adesso e altre ne dirò ovviamente, è la poesia manifesto della scapigliatura milanese che è dovuta al loro maggior poeta, quello che riteniamo il più grande di tutti, e che si è anche, grandeggiando, un pochino autonomizzato dal movimento. La poesia manifesto letta prevalentemente in osterie, in caffè squallidi, in cantinazze, perché i scapigliati erano così. Terrificantemente attuale. Capirete da soli perché attribuisco a preludio di Emilio Praga il senso della attualità più rovente che riesco a pensare per un prodotto poetico dell'Ottocento. Preludio. Preludio di Emilio Praga. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquile al tempo di mutar le piume, svolazziam muti, attoniti, affamati, sull'agonia di un nome. Nebbia remota è lo splendor dell'arca, e già all'idolo d'or torna l'umano, e dal vertice sacro il patriarca s'attende in vano. S'attende in vano dalla musa bianca che abitò venti secoli il Calvario, e in van l'esausta verdine s'abbranca ai lembi del sudario casto poeta che l'Italia adora vegliardo in sante visioni assorto tu puoi morir degli anticristi e l'ora Cristo è rimorto o nemico lettor canto la noia L'eredità del dubbio e dell'ignoto, il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, il tuo loto. Canto l'itane di martire Redempio, canto gli amori dei sette peccati che mi stanno nel cuore come in un tempio inginocchiati tanto le brezze dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango non irrider fratello il mio sussurro se qualche volta piango già che più del mio pallido demone odio il minio e la maschera al pensiero già che canto una misera canzone, ma canto il vero, una terrificante, ineludibile presa di posizione. Tutti sono nemici, solo i combattenti come lui. Il dolce poeta, ovviamente, è Manzoni, religioso. E quindi preso anche lui a Sassate e cosa vuole l'autore di preludio? Vuole cantare il vero. Vuole che tanti che non lo cantano assumano su di sé questa responsabilità che è l'elemento portante degli scapigliati. Adesso invece facciamo un salto strabocchevole e vediamo se si può congiungere questa eh, atroce, a mio avviso bellissima, in senso versi, in senso contributo alla letteratura italiana ma certamente di una amarezza. Muovendomi vedo il suo collega, l'amico, non resisto alla tentazione di andare dietro anche a Carlo Vallini, un altro scapigliato. L'altro scapigliato non è che cambi poetica. Il Spesso che leggo dal suo ampio poema, che non abbiamo spazio, ma sarebbe molto istruttivo, insomma un giorno, mi sono segnato due pagine che vale la pena di accludere alla dimensione scapigliata di prima. Questo è Carlo Vallini tipico scapigliato, rovinato dalla tisi, morto prestissimo, vino e liquori e quant'altro. Morire, una camera muta, un letto profondo, lontano, la fiamma di un vespro sanguigno. Che splenda fra i cento comignoli di una città sconosciuta. Giacere in quel letto profondo, udir con un senso inumano d'angoscia il confuso, lontano, eterno fragore del mondo. Sentire che per riposare un sonno profondo non basta ma occorre una pace più vasta, sentire che tutto scompare per sempre, che il sogno dilegua per sempre, che tutto è fuggito per sempre, che tutto è finito. Sentire vicina la tregua, compiere il gesto improvviso. Il sangue che sfugge dal viso, il senso indicibile ignoto di precipitare nel vuoto, di precipitare per sempre, di divenir preda del niente, un senso di gelo fugace, poi nulla, la morte, la pace. Giacere in quel letto profondo, già morto, sul volto il suggello. Della verità spaventosa, della verità che si sposa con l'uomo che è uscito dal mondo e agguaglia il deforme col bello, e agguaglia l'ignaro e il saccente nel placido regno del niente. Giacere in quel letto profondo, più nobile ancora di quando si dorme dell'unica buona immobilità che traspira, del volto di chi non respira, dal corpo di chi si abbandona, dal drappo che va disegnando più profondamente le forme, dal rigido corpo che dorme per sempre, poi ecco apparire la prima dissoluzione che sforma e deve essere come se si continuasse a morire. Già c'era in un letto profondo, già morto. Ecco il solo momento di vero riposo nel mondo. Più tardi la terra ci afferra e penetra e sbriciola in polvere, evolve in se stessa ed evolve e dissipa in preda del vento. Ma il letto nel quale si muore concede per 48 ore la pace assoluta, infinita. Nessuna forma di vita si svolge in quel tempo dal fondo dell'uomo, mutatosi in cosa. Quella materia riposa, non vive, non vede, non sente. Fasiandosi gradatamente, rinunzia all'enorme fatica di dover essere unita. Natura, o oh burattinaia, come raduni i tuoi fili a tempo, perché l'uno appaia e l'altro scompaia. Rigiri i fili che agli esseri umani fa muovere i piedi e le mani, e torgere gli occhi e la bocca, e quindi infallibile appena è tempo, il fantoccio a cui tocca scompare per sempre di sena tarderà molto a finire questa ridicola farsa. Io sento che forda comparsa e che non ho niente da dire. A che immaginarmi già estinto? Parlare senza morire di questo piacere vuol dire non essere bene convinto. O morte, la nostra miseria è grande. La nostra materia che soffre e invoca l'oblio, gridando pur sempre, non voglio morire, s'abbarbica l'io, così disperatamente come il mollusco aderente, con tutte le forze allo scoglio. L'io per ciascuna persona è come un'amante noiosa, che stanca sopra ogni cosa, ma che tuttavia non si dona. L'amante che più non si varia, compagna in piaceri e malanni e che con l'andare degli anni diventa vie più necessaria. L'amante un poco volgare, che ha verso di noi mille cure che spesso volte neppure ci si accorge di sopportare. Questo pensavo, è un divino tramonto d'oro e di rosa circonfondea la rocciosa catena dell'Apennino, totalmente disperato, totalmente deluso, totalmente adatto ad andare via, se non fisicamente, almeno con la mente. E si fa un salto. Non poi tantissimo, sono 70 anni, e si va a cercare che cosa insena invece l'astutissima, bravissima professoressa di greco-latino in un classico di Mantova e cugina di Arnoldo Mondadori, niente meno, Olga Visentini, la quale nell'Aquila lontana. Prende questi stessi elementi di sogno. Succede che dalla Gallia, il giovane Cesare, che fra un po' ritroviamo, fa un massacro progressivo di tutte le tribù che incontra. È l'ultravincitore e fra un po' con la sua splendida prosa sarà anche lo stupendo narratore di se stesso nel De Bello Gallico. È in effetti il giovane amato dagli dèi. Si vuole che non sia di natura umana, ma che sia un diretto discendente di Venere. Che, non potendo fare altrimenti, gli ha dato il viso più bello della romanità. Peccato che, amantissimo dei capelli, li ha persi tutti prima dei trent'anni. È una cosa che non gli piace per niente. E spesso lo dice che ai capelli ci terrebbe. Oltretutto, di splendida fattura romana. Nel mento di splendida statura, è però eh, biondo di capelli, il che lo fa apparire più simile a quelli che va a combattere, che non a quelli che porta con sé, che sono tutti risoluti e tutti mori. Perché questa precisazione? È perché l'estetica è un fondamento tanto della scapigliatura quanto del recupero storico della romanità che è in atto in quegli anni l'abilissimo discorso che svolge olga visentini nel bellissimo libro l'acqua lontana è un grande libro francamente farlo illustrare alla Fabri è una cosa un po' così. Per chi ne avesse voglia, faccio una conferenza, troverete gli estremi nei giornali su un grandissimo cartellonista che da tempo non c'è più. Per dimostrare sarà all'Accademia di Belle Arti che si può essere poeti raffinati e grandissimi artisti anche facendo una copertina, anche facendo un manifesto. Il piccolo legionario di Giulio Cesare è invece il degrado visivo degli anni 50. Potrebbe vendere della robiola ai vernici tranquillamente, anzi sarebbe più adatto. E tutto il contenuto è dentro, mentre le immagini dell'Aquila Lontana sono belle come quelle che fra un po' vedremo, mettendo insieme agli scapigliati i loro gemelli che sono i pittori della stessa epoca, milanesi o lombardi prevalentemente. Cosa sta succedendo? Il ragazzino chiede una cosa, la chiede a suo nonno, perché ha avuto una premonizione. Chiede di fare quella cosa che il ragazzino romano può fare se ha questi presentimenti. Toglimi la bulla, svestimi della toga pretesta senza la bulla, il pezzo d'oro qua, senza la toga rossa, immediatamente all'istante è un civis romanus, il quale significa molto semplicemente un soldato. E perché questo ragazzino in questo tramonto romano, allavo che è cieco, chiede... Nonno, fammi uomo subito, anche se non ho l'età. Un presentimento. Il vecchio Tito Claudio Leto chiese una coppa piena di vino e la protese in alto in segno di offerta. Giove ottimo massimo, accogli l'omaggio e consacra perenne la vittoria di Cesare. Marte gradivo, guarda benigno al rito e apri a Cesare tutte le strade. Nettuno e Nosigeo, ascolta la prece, spiana a Cesare anche il vasto mare. Nel silenzio religioso che si è fatto intorno, il vecchio inclinò la coppa e sparse alcune gocce di vino. E poi vi bagnò le labbra, le passò a Lucio Claudio, quindi alla nuora, poi alle bimbe e quindi a tutti i servi. Il ragazzo si posa ad un tratto dritto come un cipresso dinanzi al vegliardo e sulla fronte ampia, nella luce maschia del volto, passò qualcosa che somigliò a un corruccio la bolla d'oro oggi mi pesa Tito Claudio stette immobile in quella sua fissità marmorea che chiudeva intensità di pensiero e poi sussurrò oggi Roma non ha più fanciulli Lucio allora ebbe un grido appassionato consacrami Secondo il tuo desiderio, il vegliardo, senza ombra di sorriso, disse con voce profonda «Sia portata subito una toga virile e tu accompagnami all'arario. Davanti all'altare, su cui fumigavano incensi e altre essenze odorose, tra lo sfolgorio delle fiaccole protese da tutti gli schiavi, affollati e commossi, il vecchio tolse dal collo del nipote la bolla aurea, simbolo della fanciullezza, poi un poco annaspando lo avvolse nella toga virile. Dei della casa, sacri geni tutelari innanzitutto. Ma per celebrare la vittoria e la santa fierezza di avere mio figlio al seguito di Cesare, consacro cittadino di Roma il mio giovane nipote, Lucio Claudio Leto. Allora le schiave intonarono un canto, gli schiavi si inchinarono rendendo grazie, ma il vecchio non volle indugiarsi nella dolce festa della famiglia e neppure ritornare nel triclinio. Noi dobbiamo andare per le strade di Roma. La festa grande è là. Nonno e nipote uscirono nell'ombra della strada, scortati da quattro schiavi che reggevano le torce. Il vecchio appoggiato al giovane, che sembrava quasi più alto, nella fierezza della recente consacrazione, nella letizia ineffabile diffusa nell'aria e nel cuore. A poco a poco. Procedendo verso il foro, l'ombra si stellava di fiaccole, di torce, a vento, di lampade, di lumi ogni specie. E nel bagliore rossigno, sparso a zone irregolari, si disegnavano anche le figure di cittadini, di clienti, di schiavi, di senatori, di patrizi, di soldati, confuse, mobili, irrequiete e il brusio diveniva vocio e cogliendo qua e là le notizie si potevano sapere particolari e nuove glorie. Nella battaglia contro i nervi, mentre i nostri erano sconvolti, Cesare strappò lo scudo a un soldato e si portò a combattere direttamente in prima linea. Publio Crasso ha occupato alcuni distretti marittimi tra la Senna e la Loria. Servio Galba ha debollato alcune popolazioni alpine. Il fanciullo, vedendo disegnarsi nell'ombra la sagoma di Paolo Rufo, fece un cenno, ma il senatore che pure era amico dei Claudi si voltò dall'altra parte come se non si fosse accorto del richiamo. Ma che fai? Ho chiamato Paolo Rufo. Non mi ha veduto. Io volevo chiedergli altre notizie. La folla ingombrava ormai tutto il foro, le strade adiacenti. Il vecchio patrizio, per non essere così urtato dagli accorrenti, si fermò e parve ascoltare le voci di gioia, i canti a Marte e a Giano che risuonavano qua e là, le frasi sparse. Libro trionfante tumulto di tutto il popolo. Il tribuno Marco Afranio passò allora rasente al gruppo dei due claudi, a cui si serravano quattro schiavi di scorta, si volse, guardò il volto del cieco illuminato a pieno da una fiaccola, fissò un attimo il fanciullo e passò senza salutare. Poco dopo il proconsolo Petreio fece la stessa cosa e allora il fanciullo sentì qualcosa di strano scendere su di lui o la gioia e dissolto a poco a poco dall'ebbrezza che l'aveva soggiogato si accorse che tutti o almeno i nobili che lei avevano riconosciuti facevano come Paolo Rufo, come Afranio, come Petreio si voltavano senza salutare e se la folla lo permetteva si scostavano da loro. Così il fanciullo ebbe il presentimento di una sventura e con l'intuizione improvvisa sentì che doveva risparmiare tutto ciò al vecchio Avo. Torniamo, è tardi. Il vecchio non soppose e, muovendo verso il palazzo Patrizio, mormorò, tu vedi anche per me le grandi luminarie per le vie di Roma. Ma in quel momento il fanciullo, al pari del cieco, non vedeva altro che ombre ovunque. Che cos'è successo? Una cosa da scapigliati. Ha intuito, dato che nessuno li saluta, che c'è qualcosa lassù. E qualcosa è che si dice che il padre sia passato ai galli con l'aquila, con la sacra insegna della corte. E allora il ragazzino decide che ci va lui a vedere, a inquisire e a riprendersi l'aquila lontana. E siccome la Vicentini è colta seriamente, il viaggio onestamente è stupendo. Ricordo gli alunni delle mie quinte rapiti, perché ha ripreso il bello gallico ovviamente, ma ha ripreso anche tutta la dimensione antropologico-culturale della Gallia conquistata da Cesare e il suo libro è francamente delizioso da qui in avanti con l'inusitata capacità di raccontare contare l'antropologia culturale anche in una dimensione di invenzione e di sogno. Nel mio scaffale dove c'è romanità congiunta con gli scapigliati ho trovato qualcosa che devo pur brevemente raccontare nel senso che stiamo perdendo fortissimamente quella capacità che ci era stata regalata da grandi ricercatori ecco apocalittici integrati compare nel 1961 cioè offre già gli strumenti di analisi per ciò che da noi non c'è ancora. I fumetti a diffusione intellettuale, Linus uscirà quattro anni dopo, ma lui ha già fornito gli strumenti. Apocalittici Integrati è un documento del coraggio, della forza innovativa, della sapienza di uno studioso italiano. E nello stesso tempo ha profonde radici, perché lavora nell'immaginario, è figlio riconoscente del capolavoro di Marshall McLuhan, di strumenti del comunicare che ha un titolo diverso all'origine e si chiama Il medium è il messaggio. Quanto dovremmo oggi tenere presente che il medium è il messaggio? Perché non credo che rovescierebbero le taniche di latte se non ci fosse la televisione televisione in Italia è arrivata tardivamente nel 1954, la radio c'era già, ma che effetto fa? Pronto, sono vicino a Nuoro, stanno rovesciando il latte in questo momento, lo vedo bianco, spumeggiante. Non gliene frega niente a nessuno, bisogna vederlo così come si insegna a vedere in Apocalittici e Integrati, che è un programma già nel titolo, perché gli Apocalittici sono quelli che non vogliono vedere niente, che dicono che è schifezza, i fumetti bruciateli e così via. Gli sono quelli che aspettano il giallo Mondadori perché stanno vicino all'edicola, non è uscito, ma come giovedì, quello lo sogna lei. E se il venerdì stia tranquillo, che glielo tengo, gli apocalittici e gli integrati. Queste cose pensiamo che ci fossero già. E allora questa cosa è dolorosissima. È uno scrittore francese che nessuno ricorda, si chiamava Ernest Psissavi. Il libro. Guardate, si chiama Il Viaggio del Centurione. Il tenente Ernest Cissari lo finisce, lo fa stampare e poi si precipita a morire in battaglia. Sa che quella è la battaglia proibita, che di lì coi tedeschi come ci sono, tra i quali c'è anche Hitler, fra l'altro caporale, non si torna vivi. E allora là si ha un'eredità, il viaggio del centurione. Anche lui s'appoggia a una dimensione sacrale che è romana, che è di recupero della romanità. Naturalmente, eh, Rovani nella sua grandezza è moltissimo diverso dagli altri che si muovono in questa direzione. Ha una capacità tutta sua di studiare: tant'è vero che siccome il libro, che è un grande libro, La giovinezza di Giulio Cesare. È proprio un grande libro, siccome il libro racconta molto da vicino i costumi dei romani dell'epoca in cui Cesare era ancora un giovanotto, allora tratta con molta sapienza, oltre che confidenza, il lettore. C'è una cosa che è molto... Insomma, fa pensare come si è messi male adesso, che nessuno lo farebbe, perché a un certo punto si arrabbia con uno storico della romanità, gliene dice di tutti i colori e eh, è qua. A pagina 18 del primo volume se la prende con il professor Bartol Georg Niebuhr, nato a Copenaghen il 27 agosto del 1776, morto a Bonn il 2 gennaio del 1831, e gli fa gli errori come in un esame universitario, gli dà un sacco di bacchettate e ehm, qual è l'oggetto del contendere Niebur ritiene che i fatti più strani della storia romana siano tutte falsità inventate per mettere la favola al posto dell'elemento religioso e lui dice ma stai scherzando sono tutte cose vere questi non hanno mai detto bugie per il semplice fatto che la storia si confondeva con la religione e chi avesse detto delle bugie in senso storico avrebbe offeso gli dèi, cosa che non era per niente igienico fare. Allora, La giovinezza di Giulio Cesare è un libro colto, è un libro che Porta quasi alla dimensione in cui era eco con Apocalittici Integrati, perché è un libro che si ripiega su se stesso e ogni tanto dice: Scrivo queste cose su Cesare perché ho a cuore i cittadini italiani di dopo la guerra del 48, dove le abbiamo così fortemente prese. Quindi è un libro molto complesso, è un libro da considerare in vari modi. Questa è la prima edizione. In due volumi credo che li vendessero addirittura già rilegati. Leggo un particolare che impressiona molto. Non è moderno come Trump, anche perché Trump eh, invece che è avanti è indietro. E quindi bisognerebbe andare a prendere non i romani ma gli etruschi per ragionare di Trump. Questo aiuta molto a capire i Kennedy invece, perché ci sono delle cose, questa che sta raccontando, che sono interessantissime. Cesare, che fin da ragazzino aveva già deciso che avrebbe go governato Roma e sottomesso moltissimi altri popoli oltre a quelli già sottomessi, faceva una cosa tipicamente moderna da eh, politico americano anni '50. Si fingeva povero abitava nella suburra, il peggio del peggio, in uno dei più luridi abitacoli che era riuscito a trovare, lui che era così patrizio, così ricco e addirittura non discendente da una grande famiglia ma da Venere. Però il luogo dove abitava, il lercio di roma gli consentiva di sentire il cuore di roma come in una celebre canzone eh, roma capoccia del monno intero vedo la vastità del cupolone sento la santità del cupolone vedo la vastità del colosseo e so più giusto e so più buono roma capoccia c'è una Roma Capoccia anche qui, abilissimamente sistemato. Cesare abbandonando il quartiere della gente vetusta, non si degnò di traslocare in quello della gente nuova, ma trasportò la sua dimora dove s'affollavano a miriadi le casupoli, le botteghe le officine della porca plebe dove rintronavano i martelli e le incudini, dove stridevano le seghe, dove vagolavano le meretrici e gli adulteri vespertini dove stava persino l'abominata dimora del scarnefice di Roma. La Vedra, le Vedrasse, il borgo di Cittadella, il vicolo di Sambuco in Milano, potrebbero dare ma con molto maggior decoro una qualche immagine della suburra la quale si stendeva sul monte Celio appena fuori delle mura extremonia quindi e giulio cesare viene ad abitare qui precisamente or non si presenta già eh, Colui che preferiva essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma è De bello gallico. Lui sta trottando, fra un po' il ragazzino farà la stessa strada, e eh, uno dei suoi più fidi commilitoni gli indica una tribù aberrante, forse addirittura antropofaga, orribile a vedersi. L'amico dice: guarda che orrore, hai mai visto Caio niente di più terrificante ed è bello Galico? E lui guarda, sorride e dice: sappi che preferirei essere il primo lassù fra loro che il secondo a Roma l'incipit del viaggio la vetra, le vetrazze il borgo di Cittadella, il vicolo del Sambuco in Milano potrebbero dare sebbene con maggior decoro un qualche immagine della suburra e, è già un, un leghista uh, avanti eh? perché i posti più lerici di Milano non sono mica lerici come quelli di Roma. Questa gli è scappata, francamente, devo dire. La Vedra, le Vedrazze, il borgo di Cittadella, il vicolo del Sambuco in Milano potrebbero dare, sebbene con maggior decoro. È sempre Milano. Non è vero un accidente, mi dispiace, ma... Questi porci luoghi di Milano sono proprio porci come la suburra. Non, non sono assolutamente d'accordo con lui. La quale si stendeva sul Monte Celio appena fuori della mura, extra mania, e Giulio Cesare venne ad abitare qui precisamente. Ora non si presenta già colui che preferiva di essere primo in un villaggio che secondo in Roma. La casa di Cesare, veduta da lunge aveva l'apparenza di un tempietto greco. Sarebbe si detta la dimora di un nome e ciò anche per l'eccessivo contrasto con le catapecchie che in lungo e in largo le sorgevano intorno. Correvano le nonne del mese di maggio dell'anno di Roma 674 ovvero sia il 5 maggio. E qui non ce lo dice perché fa questa notazione, ma noi tutti lo sappiamo, E i fusi come immobile, chiuso mortal sospiro, è Manzoni ed è Napoleone. Citazione nascosta, abilissima logica del superletterato che ha scritto questo splendido romanzo. Era l'ora quinta, ora quinta, dice, Mane ad meridium. Intorno alla casa e sotto il portichetto a colonne ioniche stavano i clienti, cioè le ombre. Vi erano soldati dalle profonde cicatrici, dalle braccia monche, dalle gambe troncate. Dalle chiuse bendate occhiaie. Probabilmente erano i derelitti veterani di Mario, e fra tutti, per le insolite vesti, si disegnavano i lerci ebrei, i vampiri usurai che attendevano al Varco il già tanto indebitato pronipote della dea Venere. Ma si entrino i penetrali. A visitarvi il divo Giulio e come l'Apollo Sagittario, e si presenta nudo come la celebre statua greca, bianco, diafano come il marmo pario, posante come un dio. Egli stava in quel punto facendosi ritrarre dalla più valente pittrice di quel tempo, da quella celeberrima laia di Mileto che dipinse per la prima volta se stessa nelle proporzioni del naturale, adoperando gli specchi di cristallo grandi come il corpo umano, i quali specchi, insieme coi vitri vitrei mosaici, erano stati introdotti in Roma dalla Grecia fin dai tempi di Silla, specula totis paria corporebus. La giovane Laia, severa come una minerva, Inaccessibile a qualunque senso che non fosse il più profondo amore dell'arte, sedeva innanzi a quella statua viva disegnandone i contorni su un'ampia tavola. Presente a quella seduta artistica c'era il vecchio Sopolis, il maestro di Laia, il più distinto ritrattista di Roma prima che quella fiorisse e che amava la sua allieva più di se stesso e della quale anziché avere invidia si gloriava. Massimamente stava presso Cesare, il suo vecchio famulo Taltibio, che idolatrava il padrone, avendo portato fra le braccia infante. Cesare, non credendo che l'aia venisse in compagnia di Sopolis, per un tratto di squisitezza delicata, volle presente il vecchio famulo, onde tornare a sospetti e non semmare ad un punto di innocente severità dell'arte. Taluno potrebbe dire: e perché allora farsi ritrarre in quel costume così eccessivamente scoperto? Cesare non lo deve aver fatto a casa. Sapeva di avere forme bellissime e desiderava che ciò si sapesse in Roma e fosse testificato dall'inappellabile giudizio degli artisti. Riflessione. È nudo e si fa ritrarre da una celebre pittrice. Non è ancora andato in Gallia. Non è quindi ancora Cesare. Qui verranno raccontate le infami mosse politiche per mezzo delle quali diventa console. Ma console per lui non vuol dire assolutamente niente. Intende abolirlo, il consolato e diventare imperator. E quindi il fatto che sia così attento alle comunicazioni di massa. Perché? che non esistevano prima di questo ritratto ritratti a figura. E qui c'è nascosto un ritratto di un quasi italiano nato in Corsica che a San Luis David dà degli ordini precisi. Gli dice voglio essere ritratto immobile, fermo, statico, ma un cavallo ardente è Napoleone e la scena chiarissimamente si collega a quell'altra. Così di adatto a questo corso che parte da Giannino, noi ritroviamo proprio Giannino. Perché? Eh, perché l'avvocato Maralli non vuol far sapere che si sposa in chiesa e siccome sposa la sorella di Giannino si becca il cognatino il quale si nasconde dietro la carrozza e vede in un'alba vicino a Firenze che i due si sposano e come e quindi quando di lì a pochi mesi la nazione come farebbe il Carlino di cui è Giamella, dice non votate, Maralli per giuro che non se neanche sposato in chiesa. Gianino corre al giornale e dice l'ho visto io che è sposato in chiesa potete andare a vedere e così gli frega tutti i voti dei senza Dio e nemici dei preti ed è quella infatti la catastrofe. Cosa ci riporta infatti questo gran bel libro? Un senso molto profondo di italianità, così che noi non siamo meravigliati dal fatto che sia molto diverso il Quo vadis Bob, perché il Quo vadis Bob è scritto da un polacco, Heinrich Kiewitz. E perché lo scrive all'interno di questa dimensione contro chi fa propaganda? Diventerà uno dei libri più tradotti al mondo, si passerà a riduzioni televisive, radiofoniche, filmiche, quella famosissima del 53, con Roma invasa. Da eh, quelli che stavano girando le migliaia di comparse, che non si toglievano un po' per giocarsela anche la toga, e quindi sembrava di essere un po' fuori di testa. Diversissimo il Quo Vadis, perché il Quo prende di mira una Roma che è praticamente l'opposto di quella a cui fanno riferimento gli Scapigliati. C'è una Roma universale, una Roma di tutti e Vinicio è un gentleman polacco della nobiltà antirussa, questo lo sentiamo. Petronio si destò verso mezzogiorno stanco, sfinito come al solito. La notte precedente aveva preso parte a un banchetto dato da Nerone e terminato a notte assai inoltrata. Da qualche tempo la sua salute non era troppo buona, ed estandosi si sentiva come invaso da un torpore penoso, ma il bagno matutino e un abile massaggio praticatogli dai suoi schiavi gli riattivavano l'inerte circolazione e rianimavano le sue forze così bene che usciva dall'oleotesio, la sala dove compiva l'ultima funzione della sua lunga toilette, ringiovanito, rianimato, con gli occhi sfavillanti e così seducente che Ottone stesso non avrebbe potuto rivaleggiare con lui. Egli solo meritava davvero il titolo di arbiter eleganziarum. Il domani mattina di quel banchetto, dove si era tanto distinto discutendo con Nerone, Lucano e Seneca se la donna possieda o no un'anima, egli era steso sulla tavola del massaggio coperto di un niveo tapeto di bisso egiziano e due robusti schiavi con le mani imbevute di olio profumato, spalmavano delicatamente le sue membra, con gli occhi socchiusi e gli aspettava che il calore dell'ambiente, dell'energico massaggio penetrasse in lui cacciando il suo corpo, il torpore e quando finalmente rischiuse le palpebre si informò se il tempo era buono e domandò premurosamente se il gioielliere idomene avesse mandato i gioielli ordinategli. Gli fu riposto che il tempo era ottimo, che una brezza leggera veniva dai monti albani, ma che il gioirele non era ancora arrivato. Petronio richiuse gli occhi, comandò che lo portassero nel tepidario e quando la portiera si sollevò e il nomenclato rannunciò Marco Vinicio. Petronio ordinò di introdurre il visitatore nel tepidario ove si fece trasportare. E propaganda anche questa, ma è diversissima da quella svolta nella giovinezza di Cesare ed è diversissima da quella della Olga Visentini. A cosa serve Quo vadis? A qualcosa che era nei programmi di Senchievi, ma che lo superò talmente in maniera totalizzante da far sì che diventasse quasi sconosciuta la ragione di Kovadis. La ragione di Kovadis è di dir male dei russi che dominano la Polonia e quindi lui fa un libro di propaganda anti-imperiale contro lo zar. Strano perché Zar deriva da Caesar, cioè è come che lo Zar si chiamasse Cesare, ce l'ha fatta oltre ogni dire, è riuscito a dare il suo nome perfino al futuro imperatore di quella che allora si chiamava la Gelida sicilia e non ci voleva andare nessuno, e ha vinto, Stravinto Cesare perché Cesar significa gazar. Questo curioso, stranissimo percorso ci riporta continuamente al nostro spazio preferenziale, che è quello della letteratura per l'infanzia, e io proprio lodo all'infinito. Lolga Visentini, mi sarebbe tanto piaciuto conoscerlo, ma allora non mi occupavo di letteratura per l'infanzia, perciò non ce l'ho fatta. Perché questa ehm, traduzione per ragazzi del De Bello Gallico è veramente qualcosa di straordinario. Capitolo V. Un giorno. Lucio Claudio e Leontino da Megara si trovarono ai piedi delle Alpi. La valle del Duria si apriva allo sguardo dei viandanti coperta di neve e impervie. Appena segnata dalle pietre miliari della strada romana, pareva un misterioso corridoio verso palazzi inaccessibili fatti solo di ghiaccio e di roccia. Ascanio Giulio, gli dei hanno messo questo muro per vietarci di andare oltre. Il ragazzo guardava il paesaggio dove i monti per l'immane altezza sembravano fusi al cielo e dove le capanne disperse sembravano aggrappate alle rupi disperatamente quasi paurose, delle raffiche di, del vento. Il medico allora interpretò a suo modo il silenzio del ragazzo. Mi accorgo che il mio giovane amico viene a piumiti miti e consigli e che quindi non affronterà il pericolo di un simile passaggio. No, io devo comunque andare. L'uomo scosse la capigliatura nero e argente, e incurvò la lunga persona verso il suo asino. «Cosa ne dici tu, Esculapio?» L'asino ragliò sordamente. «Esculapio protesta anche lui, mio giovane amico!» Lucio rimase dritto contro le ventate, rivolto alle Alpi. Il medico si accorò. E ponendo le mani sulle spalle del giovanetto, lo girò verso di sé e gli disse con insolita dolcezza, Ascanio Giulio, se proprio devi andare, io rispetterò il tuo volere così come ho sempre rispettato il tuo segreto. Soltanto ti chiederò di seguire il mio consiglio che nasce da un'età matura e da lunga conoscenza delle strade e delle genti. Il passaggio delle Alpi è una cosa tremenda, anche per un fanzullo che cammini spedito e senza impedimenti. Le genti hanno tramandato la memoria della faticosa marcia di Annibale, ad un certo punto trovandosi dinanzi a una roccia a mentre i cavalli camminavano. Nella neve caduta di recente rompevano con gli zoccoli quella sottostante, affondandovi come in una morsa il condottiero cartaginese dovete far recidere intorno gli alberi, i rom di una specie per formare un'enorme catasta, per sciogliere la neve, arrivare alla roccia, renderla ardente a furia di brace e spezzarvi gettandovi sopra l'aceto. Solo così potrà aprirsi la strada. Il ragazzo sollevò il volto tutto chiaro di orgoglio e di speranza. «Pompeo vi ha aperto una strada. Cesare ci è passato ben più rapidamente. Leontino allungò la mano ad accarazzare la schiena dell'asino quasi per riempire la paura. E sta bene così. Ma le montagne sono pur sempre popolate da montanari selvatici se non dai luoghi, forse dalla gente può venire il male o l'ostacolo. Nel sacco dei viveri ho messo alcune boccette, alcuni involti con polverine e medicinali. Continua ad essere, finché non sarai giunto alla tua meta, quello che sei stato con me. Un medico, un giovane medico, un poco venditore di rimedi. Solo le persone così possono andare per le strade con qualche sicurezza e se necessario paga pure un pedaggio. Lucio Claudio si volse commosso e tese le braccia per stringersi al suo bizzarro amico, il quale gli sta dando degli ottimi consigli in senso antropologico, culturale. Vediamo ancora gli scapigliati e le loro poesie e da Emilio Praga prendiamo qualche cosa che si collega strettissimamente a questa zona di recupero sulla quale rifletteremo ancora pensando più che altro all'oggi. Questa di Emilio Fraga, vedo quanto posso leggerne, non tantissimo rispetto alla lunghezza e al valore. Si chiama Olimpio. Arriba a ribadire che gli scapigliati si collegano molto strettamente ad un culto di romanità che abbiamo già visto utilizzato come radicalità italiana, come dimensione di nazionalismo con potenti radici. Da opporre a quello che non sopportano più e per cui si dicono disperati, che è il dominio austriaco sull'Italia. Infatti il poemetto si chiama Olimpio e richiama la romanità anche questo. Un giorno che piovea dirottamente, era il pallido ottobre e i valligiani del mondo si perdean dentro la mota, un giovinetto amico mio, bizzarro gobbo, dagli occhi stranamente neri, questi versi cantò sotto l'ombrello. O Padre eterno, se hai tempo da perdere e se non dormi nei placidi cieli, tu che ogni giorno alla turba ti sveli, padre, una volta, una sola, a me svelati. De mi esaudisci e mi dona, oh Signore, un po' di lusso, di calma ed amore. Voglio un giardino dove i cedri coi salici fingano le valli dell'Etna e del Rosa, dove il colibri, tra i fior di mimosa, canti in famiglia col gufo e la rondine, dove coperto di un nell'era eterna mi sembra un chiosco la casa materna. Voglio una donna a cui tutte somiglino le cento donne a vent'anni sognate. Voglio una donna di tempre infocate, che sia la Santa, che sia la Proserpina, e vinca in arte di teneri ludi. Quante hai lassù, schiere, d'angeli nudi? Dammi la calma, la calma degli angeli. Quando han cenato, e in cerchio fumando, dentro le piume dell'ali soffiando, globi di ambrosia, da pipe di zucchero, dicono fra loro, siamo un capolavoro. De, faccio tale, mi creda con loro. O oh, schiudi, schiudi il celeste deposito dei puri olezzi, dei raggi serbati, ai fiori e agli astri che ancora non nati, Solo io non valgo una viola, una lucciola, via, mi esaudisce e mi dona un Signore, un po' di lusso, di calma e di amore. Così cantava Olimbio, il gobbo strano, e la pioggia cadea con la beata quiete degli immortali, in un monotono metro rimando sulle fronde e di ciottoli. L'Iliade delle gocciole. L'ombrello di Olimpio segna sulle bianche nubi un semicerchio che sembra la porta di una lontana galleria nel cielo. Buio come un mistero. Sono allagate le vecchie casse dei poveri morti, sono allagati i giovinetti nidi degli usignoli e un passeggero non scorgi per quanto è vasta la pianura. I cari dei contadini sotto i porticati se ne stanco le braccia in su rivolte come turchi preganti. I focolari prestano un lume intermittente pallido alle finestre e il genio campagnolo sembra quello di osservar tristamente la rovina dei fiori. E Olimpio canta, i miei giorni in un sogno dileguano, sono già lunghi, ben lungi i più belli, come un volo di uccelli che migrano e che solo precipita in mar. Li ricorda? Sa forse l'oceano se le piume avean d'oro lucenti, se eran belli i concenti di lacrime degli uccelli che ha visto annegar? I miei giorni in un sogno dileguano. Presto un gobbo di meno avrà il mondo e in un buco profondo, ma piccolo, qualche bruco la terra di più. O oh, natura, se nascono i salici dalle salme dei gobbi, oh per Dio, così torci tu il mio che mi veggano rane e sorci guardando all'insù. Mi ameranno il tranquillo rigagnolo, spargerà d'ombre tremule fresche, degli amici alle fresche, di foglie cantatrici un idiglio farò. Chissà forse l'amore, oltre il tumulo, ai mutati viventi non falla, qualche errante farfalla può nascere, qualche amante che il Gobbo sognò. Così cantava. Olimpio, il gobbo strano. E intanto i ceruli monti lontani scotevano la nebbia dai dorsi in mani, e un resto tiepido giunto in quel punto, sapendo niente dall'oriente, dalle piramidi dei templi eccelsi, scotea fra i gelsi, modestamente, l'ultima gocciola gocciole che lente, lente cadeano sui prati simili a lacrime, d'occhi malati fiocchi di lana, parean le nuvole, e una campana lontana al dubbio del viatore dicea, tre ore, Vè, un gobbetto, che bel gobbetto, dal più folto di un boschetto questo grido a un tratto usì. e il gobbetto, il bel gobbetto c'è soltanto in pallidi, oh perbacco, dentro il sacco porti un putto, porti un pacco o una tromba da suonare, o per bacco, giù quel sacco, lo vogliamo esaminare. Ed ecco dal folto compare un bel volto, un altro lo segue, un iride avvolto di lunghi capelli che sembrano d'or, son due giovinette che uscirono dal volto, soffuso le guance di vago rossor, anfior sulla vesta, anfior sulla testa, gli han forse il. Farsi perirne a una festa, van forse a un altare per farsi adorare, anfior sulla testa, anfior sulla vesta, il povero Olimpio sta muto a guardare. La grandezza degli scapigliati qui è proprio veramente memorabile. Perché qui c'è un grande. Notissimo poeta, caro all'Europa del tempo, deriso spietatamente, è Malarmé. Con la storia del gobbetto delle bellezze non così tanto belle, con l'idea che perfino il sogno grecista di un Olimpo tornato e redento, Malarmé sia invece deriso. E così lasciamo questo angolo strano che ha riempito la nostra lezione, complicatissimo al di là dei temi specifici che suscita, attualissimo. Perché? Perché è una manovra pedagogica molto consapevole e quello fa anche temere che non resterà, ahimè, quando le cose si inventano non si sa poi quale sarà la fruizione. Ho già citato il presidente americano Roosevelt che diceva «Badate che a fare i film tristi arrivano gli Hitler, fate gli allegri». Era un grande presidente, seppe esserlo fino alla fine, malgrado la terribile invalidità che lo costrinse ad andare alla conferenza di alta in carrozzella. Che cosa volevano? Cosa indicavano? Volevano un'Italia unita sulla base della radicalità dell'eredità romana. Erano un po' decisi a prendere le distanze dalla Roma papale non ancora conquistata, pertanto Fabiola è un contraltare. Fabiola non ha molto a che fare con la romanità pagana che si vede nella giovinezza di Giulio Cesare. Attualissimo. Noi in questo momento vediamo ovunque libri, spettacoli televisivi, messaggi, atti. Una differenza da un recente passato che è incredibile, ma vediamo purtroppo anche l'impossibilità della decifrazione. Sentiamo che ci dicono ha vinto Trump, ma non sanno più dirci quello che ci dicevano di Kennedy. Kennedy dicevano gli irlandesi lo voteranno i reduci, dato che è stato un eroico soldato ed è anche ferito, lo voteranno. Ovviamente lo voteranno i neri perché si è sempre battuto. La campagna elettorale del 1960 è decifrata al millimetro. Le campagne elettorali del mese che stiamo vivendo non hanno un decrittatore. Questi sono modelli, questi sono straordinari protagonisti del dominio attraverso il sogno in una dimensione operativa talmente colta, talmente battagliera, talmente aperta nella bellezza della proposta da farci vergognare dell'oggi. Io sono convintissimo del fatto che ci sia anche al momento qualcosa che assomiglia, ma eh, ho visto un pallido respiro solo nel re di Bangor e tutti i presenti sanno appunto chiamarsi King e Bangor è casa sua e Bangor è un epicentro di qualcosa che sta succedendo. Ho scritto un libro su King, tutto intero, tutto dedicato a lui. E l'ho fatto perché lo penso proprio un king. Mi rimanda a questa zona, perché è capace di ritrovare i miti. L'Overlock Hotel, di Signing aveva visto passare una carovana di migranti verso la dorata California, ma proprio lì, ed è storia, questa non è leggente, dove sorge l'Overlock Hotel di Signing, avendo finito le scorte, mangiarono i cadaveri dei loro amici. Quindi maledissero il luogo. Lui ha capito. Lui scrivendo signing e prestandosi alla seneggiatura ha capito anche gli scapigliati, i quali mandano questo messaggio. Potete scegliere fra i patrizi alla Giulio Cesare o gli schiavi che li ungono, però sono due strade molto differenti. In una si va col generale la marmora, con l'altra bastano le prostitute delle stradine vicino al Duomo. Il messaggio terribilmente attuale degli scapigliati. Hanno preparato una bellissima proposta perché ci sono i pittori che fanno da versante visivo alla scopigliatura, sono i loro amici le frequentano, però ci sono anche esemplari di illustrazioni della romanità in libri come questi che abbiamo qui davanti. Vediamo di che cosa si tratta. Il versante pittorico della scapigliatura è... Ehm, evidentissimo in questo quadro, dove ehm, la dimensione pittorica assomiglia moltissimo a quella della scrittura degli scapigliati. Virgilio Ripari non è un impressionista, lo siete benissimo. Non è un realista, non è un verista. Ha qualche cosa che incanta per una sorta di melodia visiva che può sfidare il realismo di quelle stampe, di quei giornali, ma nello stesso tempo ha queste movenze di tipo propriamente pittorico che rivediamo nel sommo, nel grandissimo Mosè Bianchi. È da lodare non solo la perizia del dare le luci per me superiore agli impressionisti, ma anche l'avere tagliato di netto una così ampia parte dello sfondo scuro per avere il coraggio di valorizzare il bianco che gli preme tanto e sul quale gioca tutta la luce. E qui è una sinfonia molto molto scapigliata di Ocra ed è una sfida, è sempre di Mosè Bianchi, vinta. Io sono un nazionalista, quindi mi si perdona se dico che Manè non c'è mai arrivato a fare un quadro così. Che Manè è stato un signore degli ocra, ma non fino a qua. Una modulazione che verrà giustamente ripresa dal nostro Sommo D'Ordo Morandi. verrimo quadro. Ancora un pittore vicino agli Scapigliati perché è tranquillo. Cremona è eh, noto questo quadro come pochissimi della pittura italiana di quel periodo e se lo merita perché è volumetrico al di là della dolcezza, al di là dell'intimità, al di là della dimensione infantile così ben ragionata, ma per ragioni che sono strettamente pittoriche, è in realtà un anticipatore della modulazione futurista, perché non si piega alla dolcezza di nessuna tinta. E anche in questo senso è capace di sfidare con quello sfondo così poco conosciuto, con questa fierezza così altera, con questa forza quasi avveniristica nelle tinte, nei contrasti, nella velocità dello stampo esecutivo dello stile. Famosissimo anche questo, è sempre tranquillo Cremon, e gioca su questo attenuare i contorni, su questo sciogliere in una sorta di meravigliosa evanescenza terribilmente difficile da rendere in senso tecnico. La stessa cosa accade in questa dimensione dove altrettanto vale nel rapporto tra il mobiletto e la figura la dimensione di conquistare spazio e racconto Attraverso la fluidità dei toni. E la stessa cosa succede anche se si amplia il discorso. C'è qualche cosa di misterioso che lega le parole mirabilmente, sperimentalmente scelte, degli scapigliati a queste evanescenze stupefacenti da rendere con estrema abilità. E anche quando si diventa più precisi nella minuziosità di questo corpo così attentamente riprodotto, non si nega la calligrafia, perché è lei che è importante e non la resa del soggetto. Ancora continua questa devozione alla dimensione scapigliata, raramente, quasi mai è accaduto, che nel nostro paese le correnti dello scrivere e dell'ideare si congiungessero così bene a quelle del vedere. fino a che personaggi così efficacemente catturati possono raffigurare davvero quelli di cui abbiamo sentito un po' diversi. Filippo Carcaro e lo invidio da matti, perché lasciatemi dire che quella costruzione di quella figura scurissima su quell'ampo allucinante dietro è di una bellezza e di una difficoltà, di una capacità di resa emozionale da lasciare allibiti, ma sono grandi pittori. è sempre lui, è Filippo Carcano, e pensare che questo studio, che chiaramente risente dei progressi della fotografia, sia stato fatto però con tinte a olio normalissimo, per cui quella fronte che splende esse da un tubetto eh, è qualcosa per me di incredibilmente importante. Anche questo, oh, dal mio punto di vista ipernazionalista, batte i seguaci di Manè perché la scomposizione dei reparti, dei luoghi, la eh, tenue risonanza delle tinte un po' bruciate, tinte non primaverili e la perfetta... Dimensione del rapporto figure ambiente è qualcosa che lascia sbalorditi anche oggi. Carnovali, detto il Piccio, pittore diventato notissimo nel Novecento, un po' trascurato all'epoca sua, ma moltissimo recuperato da noi per l'eccellenza mirabile del suo dartinte armonizzando ocra e rosa in termini di grandissima pittura. Ranzani non lo si vedeva mai distaccato, Daniele Ranzani, dagli scapigliati con cui faceva bisboccia come loro in continuazione, ma questa ha una bellezza arcana, psicologicamente superiore come resa a quelle dei nostri concorrenti d'Oltralpe. E anche in questo, sempre Ranzani, una bellezza tonita di bambino con un ragguaglio psicologico come raramente ho visto nei ritratti infantili. E la stessa cosa sia qui dove bisogna mettere in evidenza tutto quello che riguarda costume, presenza, luce, buio presenza anche psicologica, così come lo si vede anche in questo caso e non c'è altro che da noi e altro che tra Ranzani e i suoi amici una futuribilità dell'avanguardia. tecnicamente perfetta come qui viene mostrata. E cominciamo con la dimensione illustrativa che s'accompagna ai testi che abbiamo in parte assaporato. È francese, l'illustratore, anche se lavora per la Varrardi, si chiama Marilac, è bravissimo perché ha tenuto un rapporto molto stretto con la dimensione Liberty, ma non ha sbagliato di un millimetro la conciatura di Cesare. E qui ha fatto qualcosa di talmente grande questo Marilac che bisogna proprio dire che questa splendida illustrazione di un libro per ragazzi è un vero e proprio saggio. Questo è Cesare come icona nel momento in cui l'icona si rende più tragica, più solenne, più veritiera. E ancora lui è l'interno del libro che presentavamo e è interessantissimo vedere che l'abilissimo illustratore ha cercato, e ci è riuscito perfettamente, di mettere in evidenza l'eredità della cultura pompeiana, tutti i rossi pompeiani. La forza di una illustrazione didattica ai massimi livelli e anche l'eleganza di una dimensione pittorica che è del tipo di quelli che abbiamo visto. E qui ha superato se stesso perché. Di solito i galli, specialmente se prigionieri, vengono insultati dagli illustratori, mentre qui abbiamo una forza documentativa che deriva dai eh, bassorilievi del tempo e quindi è molto esatta e nello stesso tempo però un trionfo liberti che giova. A uh, l'alterità grande, piena di forza, anche se sconfitta. Carlo Nicco, disegnatore piemontese di straordinaria bravura, gli dedico infatti molto, molto spazio, gli dedicavo oltre 40 anni fa nel mio guardare le figure, e era informatissimo, così come tutti quelli che uscivano dall'Accademia di Belle Arti di Torino, intorno a eh, tutto quello che riguardava i costumi. Paiono molto semplici, ma sono ricavati da bassorilievi, dalla conciatura dai capelli fino alle vesti volutamente brevi, fino ai calzari. E bravissimo si dimostra sempre Carlo Nicco nel tratteggiare con elementarità di tratti, perché guarda i bassorilievi, guarda la pittura pompeiana e riempie di dettagli ma vuole essere romano, vuole essere romano nella riassuntività, nella sagacia pittorica che dà moltissimo stringendo il discorso, qualcosa che ne fa di una sorta di mistero illustrativo, perché si collega agli antenati davvero con questa essenzialità così elegante. Attentissimi alla documentazione, non c'è neanche la minima traccia di un errore, tutto riporta alle più famose pitture pompeiane e anche ovviamente alle tante descrizioni che abbiamo nei grandi. E c'è da lodare perché questa casa editrice, la grande Paravia. Sapeva che ai bambini bisogna dare questa totale esattezza, questa sanzione del vero, perché altrimenti passano avanti, si sentono imbrogliati. Così non c'è un errore neanche nel rito, è chiaramente un rito di preghiera agli antenati per la richiesta di. Di qualche cosa di molto molto importante per un membro della famiglia e ci abbiamo messo tutto, perfino il ragguaglio del giardino a tenda tirata. Bravissimo! Questo si chiama Ezio Anichini. E stabilì una sorta di prelazione, nel senso che in lui ci fu una eh, sperimentata vocazione a lavorare quasi solo entro questi spazi. E lo vediamo dalla finitezza del pavimento, dai ragguagli più rilevanti sulle armature e. e gli altri elementi, Elmi compresi, e il tutto, come vedete, non ha sfumature calcolatamente, non perché ovviamente non le sappia dare, ma perché deve dare l'impressione di questa romanità ritrovata. E qui più che mai, perché. Eh, tutto è talmente minuzioso, tutto è talmente ricercato da far sì che ehm, non solo non compaiano errori, ma eh, in Ezio Anichini si faccia lezione. Sono tanti questi pressi che sono crollati in questi giorni, tanti pini romani. E ce li ha voluti mettere anche lui. E qui abbiamo invece Ugo Fontana, straordinario lirismo. E interessa far notare come ha costruito il soppalco, le gradinate. Le quasi ombre che non sono grigie ma azzurrine, come ha posto in essere la figura rispetto al riquadro complessivo, come ha reso l'astuzia della belva, insomma un poema ma anche un trionfo dell'esattezza. E si può a questo punto indicare anche questo più avanzato, più innovativo, più vicino a noi, capace di risentire di tutto quello che è stato il Peplum film e gli altri elementi di romanità il tutto con qualcosa di straordinariamente utile allo sguardo, lo sguardo che vuol sapere ovviamente, vuole inquisire, perché le colline, il tipo di eh, arredo botanico sono di una minuziosità darwiniana. E, anche però una teatralità che sappiamo essere presente anche nei ragguagli narrativi specialmente quelli del De bello gallico che mettono in evidenza come ci sia collegamento ed è una cosa salutare per l'interpretazione pedagogica di questi lavori nei confronti di chi deve guardare queste cose, non banalità didattica, ma forza narrativa, efficacia narrativa. Sempre con questa minuziosissima precisione che tocca tutto. I barbitonsori dell'epoca tosavano proprio così. E si può dire tranquillamente, senza usurpare nulla, che quella era la moda che qui vediamo perfettamente riprodotta. Grazie per l'attenzione.